15 eventi di altissimo pregio con i protagonisti diversi artisti di fama internazionale accompagnati dall'Orchestra Stabile di Foggia sono le caratteristiche principali della terza stagione concertistica dell'Orchestra Ico Suoni del Sud che è stata presentata questa mattina nella Sala Fedora del Teatro Giordano. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Teatro Giordano e Conservatorio di Musica con il contributo del Ministero della Cultura della Regione e del Comune di Foggia. Prenderà il via il 23 febbraio. Per chiudersi il 29 dicembre con il consueto appuntamento che anticipa il Capodanno. La nuova programmazione è stata illustrata da Libera Granatiero, presidente dell'Associazione Musicale Suoni del Sud, insieme alla sindaca di Foggia Episcopa, all'assessore comunale Amatore e al direttore del Conservatorio di Musica Umberto Giordano della Vista. Anche la stagione 2024, che vede Ettore Pellegrino come direttore artistico, alterna diversi generi, dalla musica sinfonica a quella elettronica e cameristica, da bel canto agli omaggi a Claudio Baglioni e a Domenico Modugno. Il debutto è fissato per venerdì 23 febbraio con Puccini 100, omaggio a Giacomo Puccini con le voci del soprano Francesca Patanè e del tenore Antonello Palombi. Allora, se parliamo di novità, è quello sempre di crescere nella qualità degli spettacoli. E ovviamente, come ho già detto, la possibilità che tutti possano venire a teatro, come? Proponendo una vasta rosa di concerti molto variegati tra di loro, in modo tale da accontentare tutti i gusti o tutte le persone che si approcciano a teatro. E non è soltanto una stagione per addetti ai lavori, è un luogo di cultura, è un ruolo di promozione, è un ruolo di diffusione della maestria della musica anche presso le nuove generazioni e presso le nostre famiglie foggiane. Teniamo molto a questo lancio, a questa stagione. Ringraziamo la ICO Suoni del Sud che collabora generosamente anche con l'amministrazione comunale in varie occasioni dell'anno e di supporto a varie altre stagioni di cultura promosse qui in Teatro Giordano. E quindi per noi significa aprire e confermare un grosso capitolo che è nella cultura e nel sapore di questo popolo di Foggia.